Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Odyssey! Nello scorso episodio abbiamo cominciato la nostra avventura e adesso abbiamo Cappy, che non è più il cappello da Mario, o meglio, lo è, ma è anche leggermente diverso e Mario a quanto pare è terrorizzato da questo scheletro con le maracas. Che freddo, si è ghiacciato tutto nel giro di poco tempo. Ok, quindi probabilmente la missione è scopri la causa del ghiaccio e recupera intanto le lune. Ora, tanto per dire, ho scoperto un'opzione molto, molto interessante di questo gioco, ok? Girando appunto nei menu, intanto che prendo queste monete qua. Allora, andando nel menu delle opzioni, è possibile in gestione dati creare più salvataggi. E questa è una cosa bellissima, perché? Perché io ho dovuto rifare tutto quanto il primo episodio. E sì, perché appunto ho sbagliato una cosa a inizio registrazione, ma questo gioco salva in automatico e quindi non potevo fare nulla. Ho dovuto ricominciare. Fortunatamente ho scoperto questo come meccanismo di salvataggio automatico, insomma, e di salvare su altri file. Quindi ora stiamo a posto. Adesso qui vedo un negozio, che aggiungerei, ho già provato nella demo della Games Week, quindi so già come funziona. In sintesi, ci sono due tipi di monete, quelle gialle e quelle del mondo, appunto. Quelle gialle si usano dappertutto, mentre quelle locali si valgono appunto solo per il regno, non il mondo, Chidovenia. Comunque, ciao, posso comprare una luna, a quanto pare, la compro subito. Grazie per aver fatto acquisti con noi, grazie a te mia cara, grazie a te. Ecco qui, una luna, acquisti a Toastalandia. Nel frattempo vi invito a lasciare un mi piace e a condividere il video e a iscrivervi al canale, mi raccomando. E cliccate la campanella per essere notificati, anche se non funziona a volte. Allora, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Oh, qui c'è qualcosa da fare. Perfetto. Vediamo un po'. Si va nel retro del negozio ed ecco qui un'altra luna. Perfetto. Adesso direi di cominciare a fare le cose giuste, insomma, ossia andare avanti con la storia. Vi spiego anche molto rapidamente come ho deciso di trattare questo let's play. In maniera molto sintetica, là c'è un'altra luna, bene. Andrò a fare le missioni principali e nel frattempo raccolgo le lune che trovo in giro per il mondo, ok? Questa è una cosa molto importante perché, da quello che ho capito, i simboli zigzag che sono appunto lì sotto il punteggio delle monete sono appunto le lune necessarie per andare avanti, quindi ne abbiamo bisogno. Davvero tanto. In questa stanza è nascosto un tesoro, non dovrai... Sì, dovrai sentire appunto le vibrazioni. Come faremo a trovarlo? Beh, so già dov'è. Eccolo qua. Grazie mille Games Week per avermi fatto... Grazie mille Games Week per avermi fatto giocare alla demo di questo gioco. E ora direi che possiamo anche uscire. Perfetto. Adesso vediamo un po' se è possibile fare qualcosa. Intanto un'altra cosa importante. Esatto, è possibile saltare poco 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 più in alto facendo lo spin con Cappy. E adesso vediamo un po'. Là non possiamo andare. Là non possiamo andare. Qua c'è qualcosa, sì, delle monete. E qui c'è un bulbo floreale. Oh, mi sa che quell'aquila è un'altra luna. Comunque, dimmi un po' tu. Nel caso ti perdessi, ti basterà seguire quel bagliore forte. Oppure aprire la mappa, esatto. Inoltre è possibile teletrasportarsi nei vari checkpoint. Questa è una bella trovata. Comunque, vediamo un po' qua se c'è qualcosa di importante. Direi di sì perché c'è il punto esclamativo. La coppietta Bowser Peach che è passata da qui si è diretta alle rovine e non è ancora tornata. Va bene, andiamo a cercarli noi allora. Guarda, le orme di Bowser. Sì, sono le sue orme. Però prima, cos'è questo? Meglio leggere i cartelli, non si sa mai. Salto in lungo, già so come si fa. Sì, lo so già. Basta correre. Oh, lo sapevo già, ho la difficoltà. Goomba a me, datemi dindi. Perfetto. A tal proposito, molto probabilmente questi video non verranno monetizzati, quindi sto facendo questo let's play per la gloria. Oh, come ho fatto non lo so neanche io, ma l'ho fatto e mi va bene lo stesso. Nel negozio era possibile comprare anche l'abbigliamento, ma da quello che ricordo non c'è niente di buono qua per adesso. A meno che non trovo altre monete, come che si chiamano, viola, che sono lì giù, quindi le vado subito a prendere. E
Salta e boom! Ho scoperto inoltre che è possibile fare così. Praticamente è ZL o ZR più K. Così. È abbastanza comoda come cosa. Inoltre il movimento in questo gioco mi sa che è l'essenziale proprio. E ho mancato un checkpoint? Davvero? Beh, ora non più. Ok, ingresso delle rovine di Dottor Stalandia. Yeah. E qui c'è un... come si chiama? Un giroscopio? Non è un giroscopio. È un cannocchiale, insomma. Vediamo un po', devo andare là. Vero dei proiettili Bill? Pallottoli Bill è uguale. Qualche altra cosa? Sì, il piccione gigante. Lì c'è una luna. Va bene. E... più lune. E lì ci si arriva da... non si capisce molto. Per adesso vado avanti, poi vediamo. Posso scendere? Grazie mille. Allora, vediamo un po'. Oh no, c'è il teschio. Questa è una parte molto pericolosa. Cappi, cappi, grazie mille. Grazie mille, cappi. Allora, ho visto delle monete. Dove erano le monete? Erano qua sopra? Dove erano? Non le ho viste prima. O c'erano? C'erano o no? Eccole qua. Avevo ragione, avevo ragione. Tanto per dire, penso di fare alcuni tagli in questo let's play solamente perché non mi va di stare... abbiamo citato il sistema. Solamente perché non mi va di fare troppi tagli quando faccio le cose. Oh, proiettili Bill. Acceleriamo ed esplodiamo. Bene. Allora, vieni qua, caro. Perfetto. Vediamo un po' se posso fare qualcosa con questi cosi qua. No, mi danno solo dindi. Se mi danno solo dindi posso anche evitare di colpirli tutti, ma... magari c'è qualcosa di nascosto in un... ah, lì c'è qualcosa di nascosto. Quindi cominciamo. Prima però voglio prendere questa luna. Eccola qui, in cima al pilastro pendente. E... eccone qui un'altra. Vai così, un'altra luna. Adesso ci stanno praticamente piovendo in faccia, ma sono sicuro che arriveremo a un punto della storia in cui dovremo cercare molto bene le lune per fare tutto, insomma. Un altro checkpoint. E qui c'è un cartello, vediamo un po'. No, non arrampicarti, leggi il cartello. Schianto a terra, bla bla bla. Schiacciare un nemico, spianare un dosso. Quindi posso fare così? Oh sì, e prendere anche tante belle monete. Allora, oltre al checkpoint, qua mi sa che non possiamo fare nulla. No, il ghiaccio è solido, non si può fare nulla. Magari una volta completata la missione principale del ghiaccio, ma per adesso non possiamo fare nulla. No! Aiuto! Aiuto! Che succede? Che succede? Che succede? Non lo so, mi ero un attimo bloccato all'interno del pilastro e del muro. Non è un bug sicuramente, ho sbagliato qualcosa io, ma... ehi! Allora, i cactus. I cactus li posso anche ignorare perché fanno male. Stavo per dire proprio quello. Allora, là siamo già stati. Qua sotto mi sa che non conviene scendere, non so perché. Non mi convince molto questa sabbia, insomma. Allora, torniamo un'altra volta in 2D e vediamo che si può fare qua. Posso abbassarmi con ZL e anche ZR, attenzione. E prendere quante monete. Che bello giocare in 3D ma con elementi 2D del primo... beh, non del primo però, dei primi Mario. È una cosa, un tocco di classe, insomma. Vediamo se riesco ad uscire, ce l'ho fatta. Pallottolo Bill. C'è un altro coso qui. Quante lune hanno messo così vicine? Forse abbastanza per andare avanti, ma questa è lontana, parecchio lontana. Proiettile Bill. Proiettile Bill. Pallottolo Bill è uguale, vieni qua. Grazie mille. E andiamo. La posso prendere al volo? Mi sa proprio di no. Non importa. L'ho presa comunque. Tra una cassa fra le rovine. Tra una cassa? Da una cassa fra le rovine. Ed è bello il fatto che praticamente lasciano la data di quando prendete le lune. Forse è una cosa bella, forse no però, in effetti. Perché potrebbe anche dire, siete pro a questo gioco, forse no. Come ho fatto quel salto, non me lo chiedete, non so rispondervi. Ok. Ok, dobbiamo tornare su un'altra volta, nessun problema. Ok, allora, no. Mi sa che il pallottolo Bill ci serve per andare avanti in maniera molto più calma e pacata, quindi andiamo e vediamo un po' se si può fare qualcosa di importante qui. Siamo molto vicini a non quella, è questa? È questa? Credo sia questa. Sì, siamo quasi arrivati, dai. Piano piano, e lì c'è un'altra luna? Mamma mia, è strapieno questo posto. Un attimo, vediamo se posso prenderlo. Ci voglio... sì, se vai là sopra però mi sa che non ci riesco, mio caro piccione gigante. Vabbò,
sarà per la prossima volta, insomma. Cerchiamo di evitare i pallottoli Bill e di andare avanti senza perdere troppo tempo. Oh, a tal proposito. A tal proposito. Ok. Attenzione qui. Ok, battuto. Bene. Abbiamo perso il potenziamento del cuore. Aggiungerei, se resettate il gioco, non lo avrete, ok? Io solamente perché ho rifatto la prima parte di gioco avevo un'altra volta il cuore con 6 stecche, insomma. Nel frattempo... hai ottenuto una luna in cima alla torre. Spicchi di luna tra la sabbia. E ci sono statue Moai. Allora, vediamo un attimo. Dov'è il piccione? Ovviamente è un condor o un qualunque tipo di uccello... com'è che si chiama? Del deserto, ma per me è un piccione gigante. Non sembra esserci nulla, quindi sai che ti dico? Andiamo e basta. Allora, a che servono questi? Vediamo un po'. Ah, rispediscono cappi più avanti. Sai che ti dico? Mi va benissimo. Però, a che serve questo invece? Vai. Ok. Oh, crea un'onda d'urto? Ok, mi sa che la meccanica base di questo gioco è usare le onde d'urto per fare robe. Di questo pezzo di livello intendo almeno. Allora, abbiamo un'altra piattaforma e delle monete. Tra poco non preoccupatevi, vi farò vedere il negozio secondario, perché sono sicuro che sarete molto interessati a vedere una certa cosa che io ho visto nella demo alla Games Week, ma adesso basta. Basta, basta. Ho capito che ho giocato a questo gioco in precedenza, ma non devo... com'è che si dice? No! Oh. Non devo deconcentrarmi e devo andare avanti per fare le missioni principali. Ah, fortunatamente ricominciamo solamente da qua. E non da più indietro. No, vai a prendere le monete, bene. Meglio recuperare le monete perse. Ne abbiamo perse solamente 10. E in effetti non esistono vite in questo gioco. Questa è una piccola novità, credo. In un gioco del genere, di Mario intendo. Non che la cosa mi dispiaccia, anzi, è una cosa molto carina e interessante. Così dovete praticamente stare più attenti alle vostre risorse, più che alle vite che avete. Vediamo un po'. Dite che posso raggiungere... Mi sa che riesco a raggiungere quella zona lì anche da qua, facendo un bel salto. Però non voglio rischiare, perché non si sa mai, ok? E poi quella sembra essere la zona che è possibile raggiungere dopo la missione principale, quindi... Sì, meglio non saltare le missioni. Sapete com'è? Non vorrei dover fare robe strane e dover ricaricare i salvataggi. Allora. Evitiamo questi. Abbiamo l'ultimo coso da prendere là sopra. No, ok. E poi prendiamo i frammenti di luna, gli spicchi di luna, quello che sono. Wee-hee! Bam, ok. Isola spionelito si chiama sto coso. E lo posso possedere, ok. Un frammento di luna energia. Ok, e posso indossare gli occhiali da sole. Pff. Ok, è carina come cosa, è davvero carina. Sai che ti dico però? Qui ci vedo. Quindi mi sa che posso andarci senza problemi. Esatto. Quindi sono solamente invisibili, non è un problema di... Com'è che si chiama? Non posso toccare queste cose se non sono il Moai. È un Moai. Non è uno spicchio coso, è un Moai, ok? E non si può saltare. Questa è una cosa un po' brutta. Però ha senso perché... Sì. Queste sono orme di Bowser. Dove porteranno? Portano allo spicchio che abbiamo già preso, probabilmente. Ok, intanto occhiali da sole. Wow, siamo molto più lenti con gli occhiali. No, allora. Senza occhiali è la via. E lì non ci posso andare perché c'è il ghiaccio. Vi impediscono di esplorare un bel po' del mondo, ma poi se andate nella mappa, questa qua, e andate nelle liste, ci sono così tante cose da prendere qui. Ci sono, guardate. Quante? Oh mamma, 69. Ci sono 69 lune da prendere. E non solo, perché alcune potrebbero essere anche multilune, o come si chiamano. Quindi, sì, ci sono più di 69 lune da prendere. Allora, nel frattempo mi mancano due spicchi. Uno è là e si può prendere andando là. E l'altro è praticamente qui vicino, quindi non è un problema.
Allora, prendiamo lo spicchio. E prendiamo l'altro. E la luna busso. Il veleno fa male. Non l'avrei mai detto, sai, gioco, non l'avrei mai detto. Raggiunto però il prossimo checkpoint, credo di tornare molto rapidamente al negozio. Hai ottenuto una luna, spicchi di luna, tra la sabbia. La prova della piramide capovolta. E abbiamo già raggiunto Bowser e Peach, a quanto pare. Oh! Nei vecchi giochi di Mario quello era un game over. Mamma mia. Oh no! 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 Oh! 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 No! 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 Oh, oh. Allora, devo abituarmi che i salti in lungo si fanno in un certo modo, non come li faccio io. Allora, rifacciamo questa parte. Non credo sia troppo difficile restare fermi e non saltare, al posto di provare a sbrigarsi e di fare orrori. Ok, perfetto. Allora, visione, vediamo un po'. Là non c'è una luna, però. Lì c'è Bowser con Peach. Poi altre cose da qualche parte. Lì c'è un ingresso. E c'è il checkpoint, perfetto. Là sopra sembra esserci qualcosa nel ghiaccio, dopo andiamo a controllare. Altre cose, degli scheletri. Ok. E laggiù, sotto intendo qualche cosa. C'è un taxi. Ok, andiamo a vedere un po' il da farsi. Usciamo. Adesso, prima di tutto c'è quella parte laggiù che voglio visitare, perché è più lontana dall'obiettivo principale, quindi è sicuramente qualcosa di secondario. E c'è il checkpoint, quindi torniamo molto rapidamente al negozio, dai. Il negozio è qui. No, è qui. Molto carino il metodo di quick travel di questo gioco, davvero. Perché praticamente Mario entra nel cappello e poi... Ah, vabbè. Comunque, ciao! Qui si usano appunto le monete del posto. Possiamo prendere cappello da cowboy? Sì, oppure costume da cowboy, oppure prendere il poncho e il sombrero e fare Mario messicano. Cioè, direi che è una cosa perfetta, no? Sì, vorrei anche Mario messicano completo, magari. Chissà se è possibile prendere le maracas. Probabilmente no. Sai che ti dico? Prendo anche la statua del Ruggitax. Perché non so cosa sia e la voglio e mi piace. Direttamente nella Odyssey. Ok, va bene. Molto probabilmente tutte le monete del mondo... Quanto sei bello Mario così. Tutte le monete del mondo servono per prendere tutti gli oggetti acquistabili qui. Infatti non so quante monete abbiamo. Ce lo dice da qualche parte? Oh, c'è proprio l'itinerario qui. Villaggio in cui confluiscono i turisti in visita alla piramide capovolta. Le rovine misteriose. Qualche cosa qua. I Ruggitaxi. Ok. Abitanti del luogo usano un misterioso mezzo di trasporto noto come Ruggitaxi. Ok. Una gemma nel deserto. Varie cose. Ok. È interessante però, perché alla fine è come se Mario facesse una specie di viaggio. Cosa abbastanza caruccia. C'era un'oasi da qualche parte, vero? Sì. Controllo solo quella molto rapidamente e poi andiamo un'altra volta avanti nel gioco. Siamo a circa 19 minuti. Non voglio perdere troppo tempo. Quella è una nota, però. Voglio sapere cosa fa quella nota. Non è una pozzanghera. L'oasi si è congelata. Aggiungerei ha senso. E non posso prendere queste, vero? No, non si può. Nonostante sia congelata, l'oasi ha sempre il suo fascino. Beh, hai ragione, Cappi, hai ragione. Ora, dov'era quella nota? Ok, dov'era? Eccola là sopra. Posso Peach, che razza di voce hai? Cioè, abbiamo capito che è una voce suprema, da quello che si è visto anche in... com'è che si chiama? In Superstar Saga, ma... Così forte? No, l'ho fatto? L'ho fatto, e ho preso anche un'altra luna. Penso di aver fatto bene, no? Quindi, luna! Hai ottenuto una luna, caccia di note in cima alle palme. Va bene, qualche altra cosa là c'è?
Oh, il Condor. Il piccione sta là. Sai che ti dico? Non mi interessa il piccione. Andiamo avanti. Cioè, andiamo prima qui e poi andiamo avanti. Allora, c'è una porta con il cappello, quindi cappi, grazie mille. Vediamo un po'. Devo usare i proiettili Bill, vero? Pallottoli, perché non riesco a dire pallottolo Bill? E mi sa che mi conviene cambiarli ogni tanto, sì. Mi sa proprio di sì, quindi andiamo. Turbo! Urre! Ok, raggiungono una velocità pazzesca sti cosi. Però mi sa che devo anche controllarla questa velocità, altrimenti... Mi sa che finisce male qua, quindi stiamo attenti. Oh, ok, qualche altra cosa laggiù, sembra di no. Ed è possibile muovere la telecamera, questa è una cosa stupenda. Alcuni giochi non permettono queste cose. E nel frattempo, Luna! Pallottolo Bill, ok, si chiama Pallottolo Bill. E dunque, cosa c'è qua sopra a parte i dindi? C'è un qualcosa di congelato che non possiamo fare niente perché è congelato, vero? Direi proprio di sì. Ma non importa. Allora, vediamo un po'. Abbiamo visto un taxi da lontano, se non ricordo male. E vediamo un po' se è possibile arrivarci in tempo. No, volevo fare così. Grazie mille. Quella è una pecora. Perché? Perché l'ho colpita? Cosa? Che succede qui? La posso prendere? No, la posso solamente lanciare. Va bene. Tu, mio caro scheletro, dimmi un po'. Non so più che fare. Tre delle mie pecorelle si sono perdute. Se le trovi in giro, potresti riportarle qui da me. Ho appena allontanato una delle tre pecore. Però non dovrebbero essere troppo lontane. Però non mi va di portarle... Va bene. Oh! Oh! Questo è... Interessante, è una multiluna? A Cituba, dubito che potremmo raggiungerla. Lo so. Intanto qui c'è un'altra di luna nel frattempo. Ma, ehi, facciamo una cosa molto rapida. Dopo aver preso questa luna, quindi, beh, ora porterò le pecore al suo legittimo proprietario. Vediamo un po' se mi ricompensa con una luna o con qualche altra cosa. Ci vorrà un po' qui in dettaglio. Tanto le pecore si vedono, no? Una sta qua, una sta un po' più su e l'altra è laggiù. E abbiamo fatto, ecco qui, un'altra luna, me lo immaginavo però, dai. Potevano darci un'altra ricompensa, tipo, non lo so, delle maracas. Sarebbe stato molto divertente, ma ehi. E abbiamo già quasi tutte quante le lune per andare al prossimo mondo, mi sa. Ok, ci resta solamente da fare la missione principale, allora. Tu però sei un essere umano. Sarei già dal mio cliente, se non fosse per questo. Ora che faccio? Brrr. Beh, aspetti, proviamo a risolvere il problema. Tu, dimmi un po'. Ho detto dimmi un po'. Questa è la piramide capovolta, la più grande attrazione turistica del Regno delle Sabbie. Al suo interno è costruito un famoso tesoro, che si dice sia in grado di unire due persone per sempre. Ah, ok, lo chiamano l'anello dell'unione. Romantico, vero? Beh, no, soprattutto se qualcuno vuole forzare l'altra persona a sposarlo, barra la. Queste sono impronte di Bowser e tu sei importante. Dimmi perché. Quella strana coppietta è entrata nella piramide. Credo che stiano cercando il nostro rinomato anello dell'unione. Ok, va bene, va più che bene. Andiamo un attimo a vedere se possiamo salvare Peach oppure no. Probabilmente no, perché siamo a inizio gioco. Ma ehi, chi lo sa. Allora, mi sa che l'enigma è proprio il prendere i proiettili Bill. Ok, e andare avanti. No, telecamera, grazie mille. È possibile resettarla con L ed R? Tanto per essere precisi. E perché è una cosa buona. Grazie delle monete. 536 monete non sono affatto male. Non sono affatto male. Ehi! Un ritorno da Super Mario Galaxy 2, eh? Direi di sì. Questa è una meccanica di gravità. Dovreste aver già intuito perché. Oddio. Oh mio Dio. Mario così è davvero stupendo. Mario in 2D con il sombrero e il poncho. Wow. Che poi sono sicuro che ci sarà qualcuno che... possiamo saltare senza... No, ok. Sono sicuro che ci sarà qualcuno che farà un cosplay di Mario Odyssey. Magari in uno dei vari... Siamo morti, vero? Sì. In uno dei vari costumi. Spero tanto di sì, perché è una bella idea. Magari... Ehi, cosplayer che forse mi seguono, ma molto probabilmente no. Perché non fate un cosplay di Mario messicano? È una cosa abbastanza caruccia, no? Nel frattempo, vai, proiettile Bill. Non mi interessano troppo i dindi, quindi sto a posto.
Un attimo, quindi resetto tutto quello che faccio quando cado giù? Una cosa un po' brutta. Va bene, a parte le monete intendo. Le monete del mondo intendo e... E Nintendo... No. E le stelle. Che non sono stelle, sono lune. Ok. Allora, eravamo arrivati qua. Sì. Dobbiamo solamente evitare questi. Che non ho evitato l'altra volta perché sono molto intelligente. Non importano le monete, andiamo avanti. Ok, siamo dall'altro lato della montagna e ho appena schiacciato un Goomba, cosa molto carina. Cosa brutta invece, non si può usare cappi qui nel 2D. Ha senso? Ma, ehi. Oh! Oh! Lo sapevo! Lo sapevo! Segreto del murale capovolto. Quanto lo sapevo. Inoltre, a breve spero di riuscire a trovare gli amiibo di questo gioco, che con mio ribrezzo aprirò. Perché voglio appunto mostrarvi le varie funzionalità amiibo. Da quello che ho capito ce ne sono quanti? 1, 2, 3, 4, 5 dovrebbero essercene? Oppure 3? Non ricordo, ma dovrebbero essercene minimo 3. Poi si vedrà quante. Oh, tu esci dal muro? Ok, beh, ha senso, funziona per noi, funziona anche per i nemici, ma... Mi sa che devo portarmelo dietro questo, quindi vieni qua, caro. E vediamo un po' che bisogna fare qui. C'è un cuore gigante e devo prendere un altro proiettile Bill. Appena arriva, vieni qua. Vieni qua, perfetto, non esplodere, va bene. Turbo. Comunque sì, c'è l'amiibo ad esempio di Bowser che dovrebbe aiutarvi a trovare le lune. L'amiibo di Mario vi dà qualche cosa, l'amiibo di Peach un'altra. Spero di riuscire a trovarli tutti, da comprare intendo. Non credo proprio, ma tentare non nuoce, no? Nel frattempo, mira automatica, vai Cappy, demolisci tutti quanti cactus. Perché? Perché a quanto pare è una cosa molto buona. Vai così. Ok. E siamo in cima. Vediamo un po' che succede qua. State cercando l'anello dell'unione? Peccato! Ora c'è il nostro capo. E non pensate di imboccarvi al matrimonio, capito? E siamo contro la coniglietta, che non possiamo colpire a quanto pare. E che ha un qualcosa che possiamo rispedirle indietro per fare danni, a quanto pare. Meglio così. Tante monete, dammi le monete, dammi le monete. Ok. Se usi solamente bombe mi va più che bene, ma... Oh. Bombe lavi che sono tipo queste? Non capisco molto bene, però vediamo di non crepare qua. Mi sa che posso rispedirgliele indietro quando e come mi va. Basta stare attenti e lanciare. Wow. Questi boss sembrano molto... facili, forse un po' troppo facili. Magari sono io. No, no. Riuscirò a beccarla? Si può beccare? E farle danno così? Sì che si può fare. Oh, abbiamo fatto la mossa giusta. Sì, danza quando vuoi, cara. Tanto abbiamo già vinto, dai. Becca di questo. E adesso? Finish! Hai ottenuto una multiluna. Nella voragine del deserto. Quella Brudal ci ha rallentato non poco, ma stiamo continuando a collezionare lune d'energia. Lune... Che succede? La piramide capovolta sta fluttuando in aria e ora fa pure più freddo. Pensi sia opera di Bowser? Quel brutto ceffo ne combina sempre di nuove.
Beh, non so se è colpa di Bowser o no, ma so un'altra cosa, che abbiamo interrotto l'episodio, o meglio, adesso lo interrompo. E questi cosa sono? No, hanno messo la maledizione della mummia qui. È possibile colpirli, magari sconfiggerli in poco tempo, al posto di... Sono immortali? Credo siano immortali. Comunque, noi abbiamo finito qua. E ora vi mostro anche perché non ho comprato altre cose qui al negozio con le monete normali. Questi qui non mi piacciono, ok? Uniforme e cappello Crazy Cap sono molto colorate. Per un deserto non ci stanno, secondo me. Però voglio i boxer. Appena ho 1000 monete, i boxer li prendo subito e giocherò in boxer. Ok? Quindi, nella prossima parte di Mario Odyssey, anzi di Super Mario Odyssey, noi continueremo la missione principale, magari cercando anche di fare le missioni secondarie. Brrr, qui fa sempre più freddo. Deve essere l'aria gelida che proviene dal foro sotto la piramide capovolta, ora che si è alzata in cielo. Beh, sicuramente è così, e infatti il nostro obiettivo è questo. Quindi, ci vediamo domani, o dopo, non lo so quando caricherò questi video, quindi non lo so. See you next time! Woo! Nel frattempo, vi invito a lasciare un mi piace un'altra volta, e a iscrivervi al canale? Sì? Perché no? Questo è un frutto. Posso lanciare qua? Un attimo, che succede? Devo metterlo qua? Un attimo solo, prima di interrompere. Vai. Ah, va lanciato qua. E poi fatto così. Mi sa che è un'altra luna. Devo trovare tutti i frutti. Ok, va bene. See you next time, baby.